Gli ultimi cassonetti sono stati rimossi questa notte dagli operatori Amiu, addio quindi a buste di rifiuti indifferenziate, abbandonate sui marciapiedi e ingombranti lasciati barbaramente nei pressi dei bidoni. Parte oggi la raccolta porta a porta nel Municipio 4, da Carbonara a Ciele del Campo, passando per Loseto e Santa Rita, ma anche la zona del quartierino e il Rione Picone nel secondo municipio. La rivoluzione coinvolgerà circa 40.000 baresi che dovranno cambiare le proprie abitudini e utilizzare i kit forniti dall'amministrazione comunale. Sono circa 14.000 le pattumelle destinate alle utenze domestiche che risultano già ritirate sulle 18.000 disponibili. Sono invece più di 200 le utenze non domestiche food e grandi produttori che hanno provveduto a dotarsi dei contenitori previsti. Il nuovo sistema di raccolta sta tenendo in apprensione i cittadini dei municipi interessati. Sono sempre più frequenti i dubbi espressi dai baresi sui social per differenziare al meglio tutti i tipi di materiali. Dalle cialde del caffè, passando per i gusci delle cozze e i contenitori delle pizze in cartone, Amiopuglia ha creato un vero e proprio differenziario, un dizionario della raccolta differenziata, per risolvere i quesiti e aiutare i cittadini a non incorrere in sanzioni pecuniarie che possono partire da un minimo di 25 fino ad arrivare ad un massimo di 500 euro. L'obiettivo di Amiopuglia, come spiegato dal Presidente Paolo Pate, è quello di raggiungere il 65% della raccolta differenziata entro il 2026.